Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi altro video a tema feste per stare insieme, truccarci, sperimentare e giocare con i colori. Il colore di oggi, il protagonista, come avrete sicuramente intuito, è il blu. Il blu, colore sensuale, notturno per antonomasia, tanto bello quanto difficile da portare, da abbinare e di cui azzeccare la giusta nuance. È un colore che mi attrae tantissimo, più che per l'abbigliamento, per il trucco. È un colore che difficilmente porto, però quando lo porto dico cacchio, mi piace un sacco. Richiama proprio alla sera, alla gran sera, e quindi con la fantasia ci porta ai meravigliosi party dell'ultimo dell'anno, ai quali non andremo da brave cenerentole dell'ultima ora, ma comunque non ci è sicuramente impedito di sognare, insomma, di partecipare. Quindi adesso, come al solito, non mi rimane che avvicinare un pochettino l'inquadratura e cominciare subito. Eccoci qua. Allora, vi avviso subito che ho gli occhi un po' irritati perché tra struccaggi vari, poi ieri ho messo le lenti a contatto perché sono uscita, quindi onde evitare l'effetto filini degli occhiali mi sono messa le lenti, ma mi hanno distrutto gli occhi, quindi insomma vabbè, con i glitter e con i trucchi oggi non so quanto la situazione potrà migliorare, però va bene. Allora, cominciamo. Ho già fatto la mia solita base, di cui vi lascio tutti i riferimenti in info box, sperando di non avere troppo fallout, già tremo all'idea. E oggi faremo un po' di jam session tra varie palettine, insomma, che mi stuzzicano. Ho già messo un po' di correttore, quindi va bene così, e comincio strutturando il mio look utilizzando questa palette, che credo che su di me non vi ho fatto vedere in azione. Forse abbiamo usato qualche abbiamo usato qualche colore nel primo video. Comunque voglio utilizzare il colore più ostico di tutta la palette, che è questo blu denim matte, un colore veramente particolare, si chiama Serenade. Spero di non abbagliarvi. Penso che farò un halo quest'oggi, quindi parto con un pennellino da sfumatura piccolino. Mi chiedete spesso dei pennelli, sono quasi tutti Cosmify, come questo, Mesauda e MAC, quasi tutti, forse qualcuno di Zoeva. Quindi comincio facendo la mia formina. Trovare dei blu matte è veramente difficilissimo. Questo è un po' asciuttino, fa un po' di kickback, però è molto pigmentato. Quando usate questi colori un po' saturi, ma secchini, perché purtroppo i viola e i blu matte sono sempre abbastanza difficili da formulare e da lavorare, vi consiglio sempre di non utilizzare dei pennelli troppo ampi, cioè andate con un pennellino piccolo, anche questi qua da labbra vanno bene, e premete bene il colore in modo che si fissi, e poi solo alla fine, piano piano, con un pennellino da sfumatura andate proprio solo sui bordi. In questo modo non vi macchiate, non sembrate dei panda. Poi con il pennellino di prima, che è molto piccolo, vado a sfumare proprio leggermente i bordi, anzi lo cambio, lo piglio pulito almeno e pizzico proprio solo i bordi, in modo che la saturazione al centro rimane buona. Adesso provo ad aggiungere a questo colore qui un altro blu che sulla carta sembrerebbe leggermente più violaceo, e tremo un pochino perché sapete che questa palette di Cosmify, che è la Glitters Eve, nell'ultimo video non mi ha molto entusiasmato, quindi questo blu mi mette un po' paura, però vediamo. E quindi lo metto in questo punto per levare questo azzurrino, sperando che il tutto diventi un po' più indaco. Per fortuna non ha molto fallout questo colore, è un po' poco pigmentato, ma in questo caso la cosa ci fa comodo, perché almeno non facciamo macchia. Per
approfondire le ombre, vedete la differenza, sto usando questo colore della Metropolis di Natasha Denona, che è un colore praticamente unico. Si chiama Enigma ed è una specie di blu petrolio, blu nero profondissimo, che mi permette di appunto fare le ombre senza usare il nero. Spero che tutto ciò prima o poi avrà un senso. Dunque, allora, adesso arriva il momento, il magic moment. Proviamo a fare la parte centrale, cercando di avvicinarci verso lo shimmer, con questo altro ombretto della Glitters Eve, che si chiama Wave, che è un azzurro leggermente più chiaro, con un effetto un po' shimmer. Lo vado a mettere col dito. Oh! Wow! Prima l'avevo provato con il pennello sulla mano, non mi aveva entusiasmato, col dito è molto bello. E poi con un pennellino così, delicatamente, vado a congiungere, lasciando però sempre quell'idea appunto di alone. Sposto poco. Il colore. Allora, in questi casi la difficoltà maggiore è quella di fare la transizione e evitare di trasformare questo look da un look tra virgolette portabile, glamour, editoriale, in un look troppo Instagram. Spesso infatti, soprattutto in passato, andavano molto quei trucchi super rotondi, con delle transizioni verso il bianco, quindi molto quasi cartoon, no? E non è semplicissimo capire con che colore sfumare un colore del genere. Quello che vi consiglio è sempre di non andare con un colore troppo secco, quindi se qui adesso io mettessi un avorio, chiaramente i bordi diventerebbero azzurrini, perché il blu mischiandosi col bianco dà origine a un celestino, che va bene, però se lo vogliamo rendere invece più naturale, tra mille virgolette, dobbiamo cercare di andare a sfumare verso un color pelle. Quindi o in questo caso bisogna utilizzare un color grafite, un color fango, per gradualmente tornare al color carne, oppure per esempio, come in questo caso, si può prendere un colore del genere che mischiato con il blu darà origine a una sorta appunto di viola molto sporco. E comunque, quando fate questo lavoro, vi consiglio prima di provarlo sulla mano, fate come se stesse struccando l'occhio, però sulla mano, per vedere che effetto viene, che poi una volta che lo fate sull'occhio non si leva più. In questo modo andiamo a scaldare poco il colore azzurro e gli andiamo a donare quella punta di rosino grigino che sfumeremo piano piano verso il color pelle. Adesso faccio un mix di Melodic e Soul, questi due colori qui. E poi solo alla fine vado con il color carne a chiudere, diciamo, la transizione verso l'alto. Dopo aver fatto la struttura del trucco, andiamo un po' con i nostri effettini speciali. Ho rispolverato questo cimelio, questo Mineral Eyeshadow di Neve Cosmetics, il famosissimo Glaciazione. È un pigmento libero che ha un finish perlato con delle iridescenze blu ed è veramente bellissimo come top coat. Lo voglio mettere un po' al centro per fare appunto un effetto speciale. Allora, vediamo di non far cascare tutto. Guardate che meraviglia, troppo bello. Era un sacco di tempo che volevo ritirare fuori i pigmenti di neve, perché è una perlescenza discreta, però veramente stupenda.
tiro anche un po' verso l'alto per andare a congiungere questa parte. A questo punto è il momento di mettere la matita nella rima inferiore e di sistemare la sfumatura. Quindi userò delle pastello di neve. Ho selezionato queste tre, vediamo adesso come disporle. Comunque vado con Isla, che è questo pastello indaco, e lo applico in questa zona per congiungere con il blu di sopra. Nella rima interna e sbordando un po' al centro vado con Panarea, che invece è questo splendido pastello azzurro, uno dei più belli, infatti è quasi finito. E poi tampono le matite con i colori di prima, quindi riprendo Serenade, il blu denim dalla palette di Mesauda. E al centro vado sempre con un pochino di disgelo, no, glaciazione, cazzo si chiama. E al centro tampono con glaciazione il pigmento di neve di prima. Ok, ho applicato il mascara di Gucci, quello che sto usando di recente, e adesso possiamo proseguire con blush illuminante e labbra. Come blush voglio utilizzare un mix dei due ombretti che ho usato prima sugli occhi, ovvero Soul e Melodic, e creare quindi appunto una similitudine con l'occhio. Chiaramente quando si usano gli ombretti sulle guance bisogna scaricare molto bene il prodotto, perché solitamente l'ombretto è piuttosto pigmentato. Mi piace sempre molto abbinare ai look blu, look freddi, un contrasto su labbra e gote un po' più caldino. Spruzzo un po' di Sungasm di Catrice, setting spray luminoso, e applico un pochino di Aurora, l'illuminante di Basic Gaia, di Cosmify. E per un effetto super particolare puccio un pochino il pennello dentro al tappino del pigmento di neve. Questo è consigliabile soprattutto se avete un incarnato freddo. Preparo adesso le labbra con la matita di MAC Spice, che è una matita nude dal sottotono leggermente caldino. E sopra applico il nuovissimo rossetto di Mesauda della serie Gold Christmas nella tonalità 301. Il tipo di rossetto si chiama Opulent Shine ed è un nude, però anche qui abbiamo quella nota leggermente pescata corallo che uniforma bene il trucco. Il finish è lucido e mi piace veramente tantissimo, perché trovo che rinfreschi, alleggerisca, renda il tutto più portabile e soprattutto ridà quella nota di calore, di marroncino al viso dopo tutta sta roba freddissima che abbiamo fatto. Ed eccoci qui ragazzi, anche oggi il video giunge al termine. Devo dire che questo look mi piace tantissimo, credo che sia uno dei più belli che io abbia realizzato, o comunque uno di quelli che mi è piaciuto di più. Trovo inoltre che le Hello Smokey Eyes mi doni particolarmente, fa sembrare gli occhi molto più grandi. Voi che ne pensate? Mi raccomando, provate anche voi a farlo. Tra l'altro c'è un video sul mio canale dedicato proprio alla tecnica del Hello Smokey Eyes, quindi se vi interessa ve lo lascio linkato da qualche parte. E spero che anche oggi voi vi siate divertiti, che vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nel box dei commenti. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto, non solo con un commento ma anche con un pollice in su, e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo domani, io vi mando un bacione,
Ciao!